Cari amanti del tennis e degli sport, benvenuti a Top Sport News. Oggi vi presentiamo un affascinante confronto tra due giovani promesse del tennis, Jannik Sinner e Carlos Alcaraz. Ma prima di immergerci in questo emozionante scontro tra titani, vi invitiamo caldamente ad iscrivervi al nostro canale Top Sport News, per rimanere sempre aggiornati sulle ultime notizie sportive. Il tennis è uno sport che spesso ci offre duelli epici e sfide appassionanti. Oggi mettiamo a confronto due giovani campioni che stanno catturando l'attenzione di tutto il mondo, Jannik Sinner e Carlos Alcaraz. Jannik Sinner, il giovane talento italiano, ha recentemente battuto Alcaraz per la quarta volta su 7 incontri. Questo risultato solleva un'interessante domanda: è il tennis di Sinner migliore di quello di Alcaraz? Mentre Alcaraz ha già conquistato due slam, gli Stati Uniti Open e Wimbledon, ed è stato classificato come il numero 1 e il numero 2 del mondo, Sinner dimostra che il suo gioco solido e potente può creare enormi difficoltà al giovane talento spagnolo. Questo ci ricorda il confronto tra Djokovic e Federer, due giocatori con stili di gioco molto diversi ma entrambi incredibilmente talentuosi. La partita di Pechino ha visto Sinner vincere in modo convincente con un punteggio di 6-1 nel set finale, dimostrando la sua crescente maturità nel tennis professionistico. È chiaro che stiamo assistendo alla crescita di un talento straordinario nel mondo del tennis italiano. Jannik Sinner ha raggiunto il quarto posto nelle classifiche mondiali a soli 22 anni, superando il leggendario Adriano Panatta che aveva raggiunto il quarto posto ATP nel 1976. Sinner è determinato a migliorare costantemente, e il suo impegno incrollabile nel tennis potrebbe portarlo a diventare il tennista italiano più forte di tutti i tempi in termini di continuità ai vertici del tennis mondiale. Non possiamo fare a meno di essere entusiasti di ciò che il futuro riserverà a Jannik Sinner e al tennis italiano. Continuate a seguirci su Top Sport News per le ultime notizie e gli aggiornamenti su questo affascinante mondo dello sport. E non dimenticate di iscrivervi al nostro canale per rimanere sempre informati. Grazie per essere stati con noi e alla prossima con altre emozionanti notizie sportive.